Buongiorno a tutti, in particolar modo al signor Frigo a Legna, il quale ieri si è lamentato del fatto che nel video delle pagelle io non vi abbia salutati, mi ha dato zero addirittura, ho preso meno di Pioli. Buongiorno a tutti, allora, non serve che commenti, no, voi già sapete, già voi che mi conoscete già sapete. Dunque, questa sera 18.30, Compagnia della Live, puntata ovviamente imperdibile perché si parlerà di tutto quello che sta succedendo al Milan dopo la serata nera di ieri, possiamo definirla così, una serata nera dove è funzionato veramente poco e dove ci siamo trascinati sempre di più fuori dalla Champions League. Questo, come ho scritto oggi, è un problema per noi tifosi, forse meno per la dirigenza, la quale in tribuna alternava gesti di indubbia, come dire, di dubbia eleganza a risate e a situazioni, a facce tranquille, insomma. Quindi, fin dei conti, non vedo perché ci debba essere tutto questo pessimismo tra i tifosi. Se voi pensate ancora se voi pensate di essere tifosi del Milan, quello che intendiamo noi, è molto probabile che vi sbagliate. Ovviamente adesso sui giornali, gran cassa. Allora, sui giornali ci sono tre quarti che dicono che Pioli, tutto sommato, addirittura qualche giornale è arrivato a dire che Pioli va capito, va compreso per quello che ha fatto al Milan, per il percorso. Quindi si tira fuori addirittura la storia attraverso, diciamo, queste informative, si tira fuori la storia per giustificare l'attualità, cosa che è sbagliatissima nel mondo del calcio, perché se c'è una cosa che deve essere ridotta all'osso è la riconoscenza, perché ogni stagione è fatta a modo suo, perché ogni campionato vive e ogni momento vive di vita propria, e quindi non ci può essere una riconoscenza infinita. È giusto averla per un periodo, è giusto mantenerla dopo, ma sappiamo bene che le strade del Milan e di Pioli si sarebbero dovute separare già dalla scorsa estate. Molti lo sostenevano, incluso il sottoscritto, ma non perché fossimo maghi e nemmeno perché avessimo la sfera di cristallo, ma semplicemente perché un po' di calcio evidentemente lo sappiamo, lo conosciamo e soprattutto l'abbiamo visto, e adesso paghiamo le conseguenze anche di quella scelta scellerata. Poi paghiamo le conseguenze anche del calcio di Pioli, perché naturalmente noi non siamo una grande squadra, perché una grande squadra riesce a capire anche come giocare le partite. Non tutte le partite si possono giocare a mille all'ora, perché poi subentrano gli infortuni, se questi anche collegati a una preparazione fisica atletica che sembra non funzionare, mettiamola così, per non sbilanciarci troppo. Non si possono giocare tutte le partite allo stesso modo. Ci sono alcune partite che vanno giocate ad alta intensità, come quella giocata col Paris Saint-Germain. Ci sono partite che vanno giocate a media e a bassa intensità, e quelle dove giochi a bassa intensità, se non hai grande qualità come non abbiamo noi, puoi anche rischiare di perdere. Ma sta nella logica delle cose anche capire quali sono i momenti della stagione all'interno dove agire in un certo modo. Se tu invece hai in mente solo un calcio che prevede il rugby, e allora a quel punto, dove fra l'altro si fanno meno male di quanto ci facciamo noi, e a quel punto non hai speranze di venirne a capo, non hai speranze. Ora, le prospettive del Milan quali sono? Sui giornali, da una parte, dicevo, c'è lo schieramento pro Pioli anche di molti opinionisti, e dall'altra parte poi ci sono alcune note che arrivano e che sembrano arrivare proprio da casa Milan, dove ovviamente si sta cercando una via d'uscita. Perché? Perché adesso la situazione è delicata. Ora, fatto salvo che al 90% siamo fuori dalla Champions League, e fatto salvo che credo a nessuno freghi niente di andare in Europa League, anche perché vorrebbe dire rischiare una trasferta in Kazakistan il giovedì per poi giocare la domenica, o il sabato, secondo i palazzinari, a questo punto la riflessione si apre su tutto, sugli infortuni, sulla squadra, su come gioca il Milan, come non gioca il Milan, sul fatto che nei secondi tempi abbiamo sempre dei crolli, sul fatto che noi partiamo bene e finiamo sempre male. Si apre una riflessione, ma questa riflessione non può riguardare solo l'allenatore, perché l'allenatore è stato messo lì come uomo immagine, e adesso che cosa fai? Cioè, tutto il progetto iniziato a giugno cade così miseramente come le foglie in questa stagione, e quindi come ovviare a questo problema? Beh, una via d'uscita che posso suggerire e che sta già prendendo piede su molti mezzi di, fra virgolette, informazione, è quella legata agli infortuni, quindi al fatto che la gestione
dello staff di Pioli non sia sufficiente per garantire un Milan competitivo, e non è poi una scusa, cioè non è un appiglio, è la verità, e si sta calcando la mano su questa cosa. Adesso comincia a uscire sempre più prepotentemente questo, perché lì si potrebbe trovare, ecco, una piccola crepa all'interno della quale agire per giustificare l'eventuale esonero dell'allenatore. Eventuale esonero che ovviamente non potrà portare nulla di buono, perché non ci sono allenatori disponibili. L'unico allenatore di livello disponibile è Antonio Conte, ma sappiamo che per 100 motivi non verrà da noi. Primo, perché si è praticamente già promesso alla Juventus. Secondo, perché vorrebbe dire prendersi un allenatore che è una figura oltre l'ingombrante, e noi non abbiamo voglia di avere figure oltre l'ingombranti, perché un conto è Ibra, che comunque fa i suoi interessi, ma che non si è capito ancora cosa dovrebbe venire a fare, se non a essere, come dire, un'altra asse portante del circo Milan, ma altri non ce n'è. Quindi c'è una sola soluzione, e voi la conoscete bene. Oggi ho letto delle battute anche divertenti, tipo: tra un po' saremo costretti a giocare con la primavera, e quindi Abate va bene perché li conosce già. Fuori di battuta, quella sarà probabilmente la strada, se dovessero decidere di esonerare Pioli, perché ormai per il Milan, tra infortuni e pochezza, ogni partita può diventare davvero un qualcosa di rischioso. Ma quella sarà la strada che potrebbe portarci a due scenari: primo, un piccolo ritorno di fiamma di questa squadra, magari con un moto d'orgoglio di qualche giocatore che sta rendendo al di sotto del previsto, forse anche perché stufo di stare al Milan, ma magari voglioso, ecco, di ritornare ad avere una valutazione importante e gli occhi importanti di squadre importanti addosso, un rigurgito che potrebbe consolidare la nostra posizione Champions, salvo poi ovviamente andare incontro alla grande conferma di Ignazio anche per la prossima stagione, perché il Milan ai milanisti è un motto che può essere sempre ritirato fuori, all'occorrenza. Secondo scenario invece catastrofico, veramente catastrofico, cioè non cambia sostanzialmente nulla dopo magari un'iniziale ripresa, il Milan finisce addirittura fuori dai primi quattro posti, e lì poi finisce definitivamente, e non sono i due passi indietro che ho scritto oggi, ma ne sarebbero fatti, ne sarebbero 4 o 5 addirittura. Quindi in ogni caso siamo in un cul-de-sac, ma questo cul-de-sac è logica conseguenza di una gestione fallimentare di questa squadra, che era riuscita bene o male, attraverso un percorso fatto sempre di ristrettezze, perché ci mancherebbe, il bilancio soprattutto, cioè noi dobbiamo solo ed esclusivamente avere i conti in ordine, ma che aveva comunque portato all'apice della vittoria goduriosissima del 19° scudetto. Poi da lì in poi si è sfasciato tutto, da lì in poi abbiamo ripreso a correre all'indietro. Ecco, fondamentalmente abbiamo ripreso a correre all'indietro, e quello che stiamo facendo adesso è questo: stiamo dissipando il valore della rosa, perché insomma, al di là di tutto, in generale non faccio distinzione tra nuovi acquisti e vecchi, in generale si sta rendendo meno di quello che si potrebbe rendere, anche per colpa di Pioli, naturalmente, soprattutto per colpa di Pioli. Quello che si potrebbe rendere, sapete, io non ritengo essere molto molto, ma molto di più. Quindi io, come ho sempre detto, e lo ribadisco prima che qualcuno venga a dire ma allora, no, io ho sempre detto che questa squadra, questa rosa, può arrivare comodamente, quindi vuol dire senza uscire mai, nei primi quattro posti. Questo proprio non c'è dubbio. Nella nostra Serie A questa squadra, grazie ai vari Mike, al di là insomma degli ultimi eventi, grazie a Teo, grazie a Leao, grazie a Giroud, grazie a giocatori comunque buoni come Reinders, come Loftus-Cheek, come Tomori, ecco, questa squadra può arrivare tranquillamente nei primi quattro posti. Oltre non credo, perché abbiamo difetti strutturali, i soliti magheggi di una squadra compilata a caso, dove non si è tenuto conto di quella che poteva essere l'idea dell'allenatore, anche perché apparentemente non c'era, ma si è comprato in base alle occasioni, e quando compri in base alle occasioni il finale è questo, che tu compri dei giocatori che possono magari anche essere,
non dico interessanti, ma anche essere un po' meglio di quello che vedi, ma poi alla fine il risultato non lo ottieni. Poi, ripeto, la squadra è stata allestita per entrare nei primi quattro, punto, e a capo. Questo è un dato di fatto incontrovertibile, ce l'ha detto il nostro presidente, ce lo ripetono in continuazione, solo chi vuole non capire, non capisce che il Milan non è stato costruito per vincere, ma per piazzarsi. Va bene, allora però, se il Milan è stato costruito per piazzarsi, fin tanto che Pioli resterà nel piazzamento, rimarrà lì, io credo che, a meno di, insomma, proprio situazioni che dovessero precipitare, tipo sconfitta col Frosinone, sconfitta con l'Atalanta, ma fino a Newcastle io credo che grossi rischi Pioli non ne abbia, non l'ho visto neanche particolarmente teso ieri nelle dichiarazioni, quindi credo che rimarrà lì. Poi dopo, se dovessimo cominciare a annusare più il quinto del quarto posto, allora lì i problemi potrebbero davvero arrivare. Le soluzioni no, anche perché chi deve prendere soluzioni sono gli stessi che in questo guaio ci hanno infilati, e parlo ad ampio raggio, Pertanto, che si fa? Niente. Dal mio punto di vista niente, si aspetta e si spera, pur sapendo che chi vive sperando muore in un modo abbastanza così poco elegante. Però non possiamo fare altro. Non possiamo fare altro. Mi auguro che non ci siano più, non ci sia più, perché tanto inutile, distinzione tra tifosotti, scarafaggi e cose del genere, perché a parte che anche qui rientriamo nel campo della poca eleganza, ma insomma, quelli che accusavano noi di essere tifosotti, che cosa ne pensano? Fermo restando che della loro opinione mi interessa proprio poco, quasi niente. Così chiedo, in questo momento ci dobbiamo semplicemente guardare in faccia e guardare in faccia la realtà. È una squadra con mille problemi che partono dal vertice e arrivano in fondo, quindi partono dalla proprietà alla dirigenza, arrivano all'allenatore e alla squadra. L'importante è, siccome ci hanno già detto attraverso qualche messaggio che Pioli rimarrà fino a giugno e poi a giugno se ne andrà, l'importante è almeno riuscire a entrare in quei benedetti quattro posti, i primi quattro posti del campionato, per rimanere in Champions il prossimo anno. Ma non perché me lo dice Scaroni, ma perché io tengo al Milan. E siccome prevedo brutte cose se dovessimo uscire malauguratamente dalla Champions in un tunnel di involuzione pazzesco, allora mi auguro che Milan possa restare lì, galleggiare, fin tanto che poi magari non succeda che un domani, come dicevo ieri, possa arrivare una proprietà con una visione di come si gestisce una squadra di calcio. Ci vediamo stasera alle 18:30 alla Compagnia della Live.